Allora, uscite da Melito con una sconfitta forse eccessiva in termini numerici, un 3-0 che probabilmente nel primo tempo si è visto tanto equilibrio e la prima occasione vera l'avete avuta voi, non l'avete sfruttata, il calcio è fatto di episodi e alla fine il Bocale, portandosi in vantaggio, ha poi saputo concretizzarlo nella ripresa chiudendo la partita. Guardi, nel calcio è più facile difendere che attaccare. Il primo tempo non credo che ci sia stato equilibrio, nel primo tempo noi abbiamo fatto la partita in lungo e in largo, abbiamo concesso una ripartenza, forse due ripartenze dove loro effettivamente ci potevano far male, la prima siamo riusciti a chiudere per bene, la seconda ci hanno fatto gol, ma credo che il primo tempo insomma non è che ci sia stato equilibrio. Poi una volta sotto di un gol è normale che è più facile difendere e ripartire, il Bocale ha fatto questo, noi abbiamo perso poi qualche giocatore importante per via di qualche infortunio e poi la squadra forse ha perso l'equilibrio, poi c'è stato l'infortunio del portiere sul 2-0, credo che la partita ormai è, però 3-0 molto pesante come è successo in qualche altra partita, noi siamo una squadra giovane che poi magari manca un pochettino di personalità e di esperienza poi per gestire alcun momento della partita. Ma questo noi è un pochettino un problema che abbiamo quasi dall'inizio e molte volte quando poi non riusciamo più a gestire la gara e i momenti della gara è normale che per quello che abbiamo sviluppato, per la mole di gioco sicuramente dovevamo concludere qualcosina in più. Io la squadra cercavo di spingerla nel miglior modo possibile, però poi alla fine questo è il risultato, evidentemente accettiamo sempre il risultato del campo, credo che sia ingiusto sia numericamente anche per la sconfitta, devo dire la verità. Ecco, probabilmente il gol del 2-0 con quel piccolo infortunio da parte di Cannizzaro, ecco, forse è stato lì che la squadra ha smesso di, tra virgolette, smesso di credere nella possibilità di rimontare, è stato un colpo a livello emotivo. Sì, in effetti è vero perché domenica scorsa Loris Cannizzaro, come tantissime altre volte, ha salvato il risultato. Lui tra l'altro è stata una settimana un po' particolare perché ha deciso l'ultimo momento di scendere in campo perché aveva un problemino, un infortunio, un problemino alla spalla e quindi era un pochettino condizionato da questo infortunio e poi sono delle cose che capitano nel calcio, purtroppo capita. È vero che noi dopo il 2-0 abbiamo perso un pochettino forse la speranza di andare a riprendere la partita, lì siamo un pochettino crollati psicologicamente, però purtroppo questo qua diciamo è il prezzo che si paga anche per una squadra giovane. Comunque un Siderno che in trasferta continua a perdere punti, anche se quasi sempre è riuscito ad andare a segno, tranne quest'oggi contro la Bovalinese, forse è da migliorare quello che è la fase difensiva, forse un po' troppi gol subiti in questo primo scorcio di stagione. No, allora quando non si subiscono gol è un po' di tutta la squadra che lavora, sono i primi attaccanti a essere i primi difensori quando si ha un equilibrio di squadra e allora fa sì che magari non si prenda gol. Noi credo che oltre al problema difensivo, credo che abbiamo un pochettino qualche lacuna che ci portiamo dall'inizio in fase di realizzazione perché realizziamo molto poco per la mole di gioco, però questo... Noi sappiamo che abbiamo i ragazzi giovani davanti che devono crescere, però prima crescono altrimenti poi diventa un pochettino tardi. Abbiamo puntato su questi ragazzi, sappiamo quali sono i nostri limiti e andiamo avanti così finché magari troveremo quella scintilla che ci farà scoccare qualcosa insomma, e di dare qualcosina in più magari dal punto di vista di fare qualcosina in più dal punto di vista realizzativo. L'ho chiesto anche al mister, probabilmente una sconfitta troppo larga per quello che si è visto in campo in termini di punteggio e probabilmente avreste sfruttato l'opportunità nel primo tempo sullo 0-0, quando avete colpito quel palo la partita poteva cambiare. Effettivamente è così, diciamo che per noi non è la prima volta perché manca un po' di attacco che stiamo provvedendo e poi cambiando 10-11 della rosa che ci avevamo, quindi siamo in fase ancora di assestamento, quindi con l'inserimento di vari giovani più il rimanente siamo in fase di assestamento, provvederemo quanto prima
coprire queste lacune che proprio ci mancano, diciamo. Quindi speriamo che i campionati comincino tutti a dicembre e noi faremo il nostro percorso. Obiettivi precisi non ne abbiamo, quindi non ci poniamo questo problema e quindi cerchiamo di fare una squadra per il prossimo anno, diciamo. Comunque un Siderno che era partito bene in questa stagione a livello offensivo con Figliomene e Iavarà molto ispirati, poi si sono un po' inceppati. Diciamo che tutte e due non sono delle punte specifiche, vere e proprie, per cui sono ben viste perché sono venuto a mancare le ultime partite o non so perché, e quindi stiamo provvedendo giusto a colmare queste lacune che ci mancano. Le punte dobbiamo provvedere quanto prima. Una giornata storta comunque, l'errore di cannizzare un portiere come lui che solitamente è tra i migliori in campo, un errore evidentemente proprio giornata storta. Gli errori si pagano, come si vuol dire. Cannizzaro forse con noi è il primo anno, è il primo errore che fa, non comporta degli errori perché il ragazzo è valido, lo teniamo conto. Come squadra del Siderno ce lo teniamo per bene. Va bene, grazie mille. Mister, si conferma, nonostante fosse una partita giocata in campo neutro, il Bocale in versione da casa continua a fare bene, 3 punti importanti, partita sbloccata da Postorino, probabilmente in un primo tempo molto equilibrato dove l'episodio poteva cambiare l'inerzia del match. Sì, noi intanto non eravamo campo neutro perché oggi insomma la merito calcistica, il campionato sportivo tifava per noi, però chiaramente non giocavamo sul nostro campo. In settimana avevamo provato e riprovato questo campo proprio per abituarci alle distanze e alle misure, e purtroppo loro hanno avuto la prima palla gol dove è stato bravo da 2 passi Martino a smanacciare, però onestamente altri tiri in porta da parte del Siderno non ne vedo. Noi abbiamo fatto il primo gol e poi, come ci succede di solito, non abbiamo il cinismo necessario per chiudere le partite, perché questa partita andava chiusa nel primo tempo quando praticamente abbiamo avuto la possibilità ripetutamente 3-1 di andare in contropiede e segnare i gol, però questo non l'abbiamo fatto perché questo è il nostro grosso limite che dobbiamo porre ripari, al quale dobbiamo porre riparo assolutamente, perché non riusciamo a raccogliere quello che poi produciamo. E eravamo sull'1-0, loro ci hanno concesso gli spazi. Zagri, Postorino e Buba hanno avuto 2-3 palle gol da sfruttare meglio 2 ripartenze, però insomma, dai, stiamo lavorando per questo, vogliamo migliorarci. Una grande partita, bravo a tutti i ragazzi, grazie alla gente di merito che poi si è preso l'acqua nel secondo tempo, abbiamo riportato il calcio che conta in questa bella città, che poi è la mia città, bella e in questo momento sfortunata città. E abbiamo fatto felice uno dei nostri presidenti, Salva e Nino Spinella, che abbiamo giocato nel campo intitolato a suo papà, quindi questo ci fa enormemente piacere, ma la cosa più importante era continuare la striscia positiva. Abbiamo fatto 3 punti importanti, dopo 11 partite 18 punti ci lasciano in una posizione di classifica, non so i risultati delle altre, però ci lasciano in una posizione di classifica relativamente tranquilla, perché noi abbiamo fatto il metà del cammino in 11 partite, dobbiamo arrivare ai nostri fatidici 40 punti che sono quelli che ci servono per una salvezza tranquilla, e poi vediamo, però intanto le partite non sono facili. Tu hai detto l'episodio a volte ti cambia la storia di una partita, ti può cambiare l'episodio di un campionato, ti può cambiare la storia di tutto, e questo è il calcio, purtroppo lo sappiamo abbastanza bene. Un Siderno che accompagnato da molti tifosi hanno lasciato il campo sul risultato di 3-0, però non hanno perso l'occasione per poter omaggiare il mister che li ha riportato in eccellenza qualche stagione fa, un mister che ha lasciato evidentemente un bellissimo ricordo nella città e nella tifoseria, sì, del Siderno. Questa è una gran bella cosa. Qualcuno voleva offuscare la mia immagine a Siderno, ma non ci è riuscito, perché chi semina bene raccoglie bene, e ho apprezzato parecchio i cuori dei ragazzi che, seppur stessero perdendo per 3-0, hanno fatto nei miei confronti. Questo mi fa piacere, mi inorgoglisce, tutti lo sanno che io sono tifoso del Siderno e dopo la mia squadra domando sempre qual è il risultato del Siderno. Mi dispiace che oggi hanno trovato noi, che siamo una squadra che quando giochiamo
con la profondità necessaria siamo devastanti per chiunque. Però li ringrazio, io li ricambio perché loro sanno che io sono molto vicino a quei colori. Un ultimo appunto riguardo la partita di mercoledì, un primo appuntamento con la storia per il Pocale, arriva il San Luca per la semifinale di andata di Coppa Italia. Guarda, per quanto Domenico pragmatici possiamo essere noi, però fammi godere questa partita. Io ho fatto da stamattina alle 5 che sono in piedi perché la tensione è inevitabile, me l'aveva detto anche il presidente Vogliandro, sono emozionato, me l'ha detto in panchina, ma è chiaro che ero emozionatissimo perché giocavo contro il mio recente passato. Però io l'avevo detto anche ieri sera ai tuoi colleghi delle altre radio, ho detto che il mio presente e il mio futuro è qui a Pocale, ho una grandissima società, ho delle persone splendide, non disprezzando nessuno, sono delle persone, prima degli uomini veri, delle persone vere, e poi dei grandissimi dirigenti di una grandissima società. Questo mi fa enormemente piacere e mi auguro di passare gli ultimi anni della mia vecchiaia qui a Pocale, se loro hanno la bontà di sopportarmi, se no andrò a vedermi la partita domenica. Però questo è il, voi dovevate vedere per questo campo netto quanto hanno lavorato i presidenti, i dirigenti, i magazzinieri, ma tutti quanti meritano un grande grazie perché hanno fatto il possibile perché questo evento a Melito si realizzasse nel migliore dei modi. Noi ci abbiamo messo la ciliegina sulla torta, ma loro hanno preparato tutto alla grande. Oggi c'era un'organizzazione non di eccellenza, c'era un'organizzazione di lasciatemelo dire, qualcosa ne capisco, c'era un'organizzazione di società di serie superiore, e questo è grazie a questa dirigenza del Pocale che sta facendo le cose alla grande e non ci fa mancare niente per farci lavorare nella massima tranquillità. Grazie anche a voi, grazie a Bruno e grazie a tutti. Presidente, dopo tanta fatica per poter allestire questa partita, questo campo neutro forzato per motivi tecnici, comunque la soddisfazione di aver portato a casa i 3 punti e di aver avuto un discreto pubblico a seguire la partita nonostante sia arrivata poi la pioggia. Sì, no, è veramente bello gioire in un pubblico amico, perché Melito, visto i nostri ragazzi, il mister insomma, che sono di qua di Melito, sono accorsi in parecchi e hanno tifato per noi. Questo è stato veramente bello. E per questo voglio ringraziare chi si è prodigato a fare bene per questa partita, che non è il nostro campo, quindi logisticamente abbiamo avuto un po' di difficoltà all'inizio. Intanto in primis il sindaco che ci ha dato la possibilità di venire a giocare qua, e poi su tutti Valerio, Anna e tutti gli altri che insomma sono dietro le quinte, che stanno facendo veramente un lavoro meraviglioso anche sotto il profilo d'immagine. Comunque una vittoria, parlando di calcio, che proietta ancora il Pocale verso l'alta classifica, anche se sappiamo l'obiettivo non è certamente la vetta, però si fa un po' il palato di fronte ad una classifica che da diverse giornate vede il Pocale tra le prime 5-6. Sì, infatti con una battuta quando siamo entrati negli spogliatoi abbiamo detto che siamo a meno 21 dalla salvezza, ma è così, perché il nostro pensiero è quello. L'ambizione sicuramente c'è e lo dimostrano anche i ragazzi in campo. Oggi non era una partita facile. Ricordo che Martino a 10 minuti dall'inizio ha fatto una parata strepitosa, più la traversa che hanno preso loro. Quindi ecco, quello ci ha tenuto a galla e poi da lì siamo partiti senza rischiare più niente, completamente niente. Anzi, credo che sotto gli occhi di tutti, la telecronaca soprattutto vista da voi, ha mostrato che se c'era una squadra che doveva vincere, oggi era appunto il Pocale. Mercoledì la partita contro il San Luca, un primo tassello verso la storia, potremmo dire così, per rendere il 2018 un anno davvero storico per il Pocale. Sì, già aver ottenuto la semifinale per noi è un motivo di vanto. E arrivare fino a qua naturalmente ci stimola a fare ancora meglio. Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra molto organizzata sotto l'aspetto mediatico e ben messa in campo da un grande allenatore come Panarello, e conosciamo tutti i ragazzi del San Luca, e sono tutti ragazzi validissimi che meritano sicuramente altri palcoscenici, lo stanno dimostrando giorno per giorno in promozione. Quindi sarà secondo me una partita molto difficile, la più difficile che andremo ad affrontare fino ad oggi, non tanto per la posta in palio, appunto il passaggio in semifinale, ma proprio perché incontriamo una squadra veramente tosta, che non è sicuramente una squadra di promozione.